Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita. È proprio Damiano, il frontman dei Maneskin, uno tra i primi a sfogare la delusione del mondo dello spettacolo per la vittoria di Fratelli d'Italia alle elezioni. Ha postato la prima pagina di Repubblica scrivendo: oggi è un giorno triste per il mio paese. Immediato nel ring dell'etere un fiume di risposte, tra cui quella in difesa della neo vincitrice, del conduttore radiofonico DJ Ringo. Damiano, il paese è triste da quando hai cominciato a fare musica. Sceglie l'arma dell'ironia Sabrina Ferilli, che in una storia Instagram posta lo schermo di un treno che riporta la puntualità del viaggio, aggiungendo la scritta «Nuova era». In molti hanno pensato al mito dell'efficienza delle infrastrutture italiane durante il regime fascista. Anche Luciana Littizzetto si affida a una battuta: indecisi se fare il cambio di stagione o il cambio di nazione. Ma sono in tanti che fin dalla campagna elettorale hanno attaccato Meloni su molti temi. La fiamma che ricorda chiaramente il fascismo e le sue conseguenze, lei la rimuove. E basta, si vergogni signora Meloni. Anche Chiara Ferragni, dall'alto dei suoi quasi 28 milioni di follower, ha criticato Fratelli d'Italia sul tema dell'aborto. Ma da un social all'altro la delusione per l'esito delle elezioni si trasforma per alcuni in resistenza. La cantante e conduttrice di X Factor Francesca Michelin scrive: oggi inizia la resistenza, buongiorno a tutti. E ancora Katia Smutniak: a ottobre indietro di un'ora, oggi di un secolo. Così come Eros Ramazzotti: siamo esattamente quello che ci meritiamo. Più diplomatico Alessandro Gassman: la democrazia è così, buon lavoro a chi ora dovrà guidare il paese in un momento così drammatico. Stizzita la reazione di Renato Zero, anche se non è chiaro se il cantautore ce l'avesse con lo staff di Giorgia Meloni o con i giornalisti radunati sotto l'hotel Parco dei Principi di Roma. Anche un albergo se va, è regime questo, è regime, votate la merda che siete. In questo albergo il cantante era tornato dopo un concerto al Circo Massimo e sempre qui la Meloni aveva allestito la conferenza stampa per commentare i risultati del voto. Ma non tutto il mondo dello spettacolo è contro Fratelli d'Italia. Sono qui per presentare una donna straordinaria. Qualcuno addirittura scomoda parole come resistenza, quando non sapete un c***o della resistenza, non c'eravate quando c'era la resistenza. A favore anche Barbareschi, attore e già parlamentare, no? Del centrodestra. Io trovo, lo ammetto, io voterò Giorgia Meloni, sono di centrodestra, perché questa è la mia posizione legittima, penso e spero, in un paese democratico.